Ed eccoci qua con un altro video, io sono Issam e questa è la Engui M20. Questo video è in collaborazione con Jacopo alla telecamera, se vuoi dargli una mancia clicca su mi piace. Ti dico subito i quattro aspetti fondamentali molto interessanti che mi sono piaciuti in questa bicicletta, che sono la potenza, è davvero molto potente, una delle più potenti da 750 che ho provato, anzi forse è più potente della 1000-1500 che ho provato, ma ancora meglio è l'aspetto, perché è una bici particolare e molto bella, di sicuro non passi inosservato con questa bicicletta. Il terzo aspetto è la comodità, è molto più comoda di una bicicletta normale, specialmente a lungo andare, ma sicuramente non è comoda, come adesso ti faccio vedere, quando intendi utilizzarla muscolare, quindi pedalando senza l'aiuto del motore. Per quanto riguarda la posizione, devo dire da moto, quindi se stai accelerando è molto comoda bicicletta. D'altra parte, come vedi, il sellino non si trova esattamente sopra i pedali e non solo, non è di altezza regolabile, quindi se vuoi pedalare con questa bicicletta, che è abbastanza pesante, senza assistenza non è il massimo, anche se hai il cambio, ma comunque fai un pochino di fatica, quindi non è una bicicletta da utilizzare solo muscolare. A dimostrazione di questo facciamo la solita salita senza l'assistenza all'ausilio del motore, e adesso sono con il rapporto più alto e faccio fatica lo stesso, perché vedi che non riesco a stendere totalmente la gamba. Non solo, come vedi qua, quando muovo la gamba in giù tocca il sellino, che non è una cosa comodissima, specialmente se sei in pedalata. Quindi ripeto, non è una bicicletta da utilizzare senza il motore, a dimostrazione di questo sto facendo tanta fatica e non vedevo l'ora di fare la prova della solita salita soltanto con l'acceleratore, con la bici sbloccata al massimo, con due batterie in parallelo. Siamo a 31-32 km all'ora, 31 mantiene i 30 km all'ora, 28 km all'ora, 27 km all'ora li mantiene egregiamente, 26 km all'ora nel punto più ripido della solita salita, e devo dire che questa bicicletta di coppia ne ha da vendere. Adesso rifaccio la solita salita a pedalata assistita, quindi non sto utilizzando l'acceleratore, sto solamente pedalando, accompagnando il pedale. Adesso siamo a 26 km all'ora, li mantiene benissimo, sono con il rapporto più piccolo, quindi potrei spingere un po' di più qua, non faccio neanche fatica, e sono a 26-28 km all'ora muovendo i pedali quasi a vuoto. L'ultimo aspetto non è la velocità, perché sul canale della Engui abbiamo visto anche delle biciclette più veloci, ma è l'autonomia, perché questa bicicletta ha un'autonomia massima di 150 km, il che è tantissimo. Naturalmente questi 150 km sono con la pedalata assistita a bassa velocità. Ok, adesso vediamo la velocità massima della Engui M20 solamente con l'acceleratore. Devo dire che
l'acceleratore tira tanto, ha un'accelerazione veramente fantastica. Intanto vediamo anche la congruenza con il GPS, direi che è congruo al 100%, come vedi 40 sul GPS e 40, 42, 41 sul, diciamo, un chilometro di differenza, siamo a un massimo di 41 km all'ora di velocità. Ma quant'è la sua autonomia reale variando velocità, andando salita, discesa, strada normale, in strada non sotterrato? Con l'acceleratore sono riuscito a fare addirittura 70 km, mentre a pedalata assistita, aiutandola un pochino, presumo che non ti faccia meno di 100 km. Questo naturalmente usando le due batterie da 13 ampere ora messe in parallelo che abbiamo installato insieme nel video scorso. Ti faccio notare una cosa, che questa bicicletta è un prototipo e la differenza di dimensione tra questa e questa batteria sono solamente di aspetto. Questa qui che vedi sul mio modello in realtà è di un altro modello della Engwi che vedremo prossimamente sul canale, che hanno sbagliato a mandarmi. Per quanto riguarda il limite di velocità o livelli di assistenza, con l'acceleratore e la pedalata assistita sono legati. Se metti su zero non funziona l'acceleratore, non funziona neanche la pedalata assistita e dovrai pedalare, muscolare praticamente. Adesso mettiamo su 1 e che accelero con l'acceleratore o utilizzo il pedale, è la stessa cosa praticamente. Come livello di assistenza 1, quando la bicicletta è sbloccata e messa al massimo, siamo a 23 km all'ora. Adesso passo al livello di assistenza 2 e sono a 28 km all'ora. Livello di assistenza 3 siamo a 35 km all'ora. Livello di assistenza 4 siamo a 39 km all'ora. E livello di assistenza 5 siamo a 43 km all'ora. Un altro aspetto che dovresti valutare prima di prendere questa bicicletta è il suo peso, perché con la doppia batteria da 13 ampere ora l'una, che pesano 5,5 kg l'una, pesa addirittura 38 kg, quindi non è facile da trasportare, specialmente che non è pieghevole. Ovviamente potresti anche acquistare la versione con una sola batteria ed eventualmente montare la seconda batteria in un secondo momento, ma qui ci sono delle valutazioni da fare. Certamente con una sola batteria alleggerisci la bicicletta di circa 5,5 kg, anzi 6 kg, perché abbiamo anche la base da mettere e anche l'equalizzatore che pesano, consideriamoli 6 kg quindi. E qui vorrei rispondere a un quesito che ha fatto qualcuno sotto il video precedente nei commenti: se la velocità e la forza della bicicletta cambia con una singola batteria o la doppia batteria. Per quanto riguarda la velocità, cambia di pochissimo, circa 2 km all'ora a vuoto, e saranno 5-6 km all'ora di velocità in meno con una singola batteria, ma solamente quando è scarica al 50%. Quando la batteria è carica con singola batteria al massimo, la bicicletta si comporta in maniera indifferente o, diciamo, non percettibile. Con una singola o doppia batteria cambia solamente l'autonomia. Prova a cambiare il parametro della corrente massima, vediamo cosa succede se riesce ad arrivare a una velocità maggiore. P6 25, come vedi velocità massima raggiunta costante 43 km all'ora. Sto piangendo dall'aria, devo cambiare casco. Abbiamo un motore a hub da 750 watt montato su una ruota da 20 pollici per 4, quindi fat, e se noti che il diametro della ruota messo nel display multifunzione di 23 pollici è corretto, perché il cerchio è da 20 pollici, però qui ci sono 3 pollici circa in più che sono la gomma, che è una gomma con camera d'aria. Il valore messo è corretto per calcolare la velocità corretta della bicicletta in base ovviamente al diametro corretto di tutta la ruota con il cerchio e non solamente il cerchio. Abbiamo due freni meccanici a disco davanti e dietro, e questo secondo me è un dito nell'occhio per quanto riguarda questa bicicletta, perché pesa, come abbiamo detto, 38 kg e con dei freni a disco meccanici come questo devi stringere veramente tanto per riuscire a bloccare le ruote, che sono fette, quindi hanno una tenuta maggiore. Sicuramente una cosa che avrei voluto
avere in questa bicicletta è il freno a disco idraulico. Per quanto riguarda le sospensioni, sono ottime e abbiamo davanti una forcella biammortizzata ed è una forcella meccanica, non è idraulica, ma una cosa che mi è piaciuta molto è la facilità con la quale possiamo cambiare sia il precarico che la durezza e quindi la velocità di ritorno in base al nostro peso. Dietro abbiamo un ammortizzatore idraulico non regolabile, d'altra parte lavora davvero molto bene, molto meglio di qualsiasi bicicletta che abbiamo visto sul canale, questo a causa di come è collegato al telaio, ma più che altro della nostra posizione, il nostro peso che si trova quasi tutto su questo ammortizzatore. Infatti regolando morbido l'ammortizzatore davanti, la bicicletta è fantastica anche sulle buche, anche sui dossi, qualsiasi cosa che ti arriva non la senti dietro, nonostante il movimento dell'ammortizzatore davanti che è regolato morbido. Quando arriva sulla ruota posteriore dovrà lavorare sul tuo peso e l'ammortizzatore si trova sotto di te e non senti proprio niente, ed è una delle biciclette più comode, più rilassanti per fare lunghe distanze rilassati. Abbiamo il cambio a 7 rapporti con 7 pignoni dietro e una corona davanti ed è della Shimano Tourney. Il caricabatterie che arriva con questa bicicletta è da 2 ampere e può caricare una batteria alla volta, e 13 ampere ora diviso 2 sono 6 ore e mezzo che ci mette a caricare una singola batteria. Se intendi prendere la doppia batteria ti conviene prendere un altro caricabatterie, del quale ti lascio il link e coupon sconto nella descrizione del video, così da dimezzare il tempo di carica se avrai le due batterie da 26 ampere ora. Il connettore della ricarica è un DC 5.5 2.1, e puoi ricaricare la batteria direttamente quando sulla bicicletta, o potrai anche smontarla e caricarla a parte, o eventualmente se hai un solo caricabatterie potrai utilizzare una batteria mentre stai caricando l'altra. Su tutte e due le batterie, naturalmente, perché sono uguali, abbiamo un connettore USB A da 5 volt 2,4 ampere per ricaricare eventualmente un cellulare, che si può mettere molto comodamente sul manubrio qui in mezzo, così da fare anche da navigatore. Questa è una comodità non indifferente. Con ogni batteria arriva una chiave per bloccarla sul telaio ed evitare che te la possano rubare. Attenzione a non dimenticare la batteria superiore sbloccata, perché sì, è molto dura con una frenata che possa andare avanti, sbloccarsi, cadere, però eventualmente se freni e magari ti appoggi in avanti potresti anche sbloccarla e ti cade la batteria. Di sicuro se ti cade si rompe. Sul lato superiore della batteria abbiamo un bottone per controllarne la carica, che è molto utile per vedere il livello di carica quando la stiamo caricando a parte, perché su caricabatteria abbiamo solamente una luce a LED che ci segnala che la batteria è sotto carica quando è rosso, o verde quando il caricabatterie non sta caricando la batteria, o per che è già carica o perché c'è qualche problema. Sul lato destro del manubrio abbiamo l'acceleratore è molto particolare, un po' si sente un po' una zigrinatura all'interno quando lo giri. Come noti, il mio acceleratore si blocca accelerato, e se dovesse capitarti basta smollare questa vite qua, allontanare questa parte che spinge contro l'acceleratore bloccandolo, così da liberarlo. L'acceleratore non ha nessun connettore per poterlo staccare, e se lo vuoi staccare dovrai staccarlo direttamente dall'ESC che si trova sotto al sellino, che abbiamo visto nel video scorso. Se vuoi andare a vedere i dettagli, come collegato le due batterie e che cosa si trova sotto al sellino, ti lascio il link del video nella descrizione di questo. Sul lato sinistro del manubrio abbiamo il display multifunzione, che è molto semplice e più intuitivo rispetto a tutti gli altri che abbiamo visto della Engui. Programmarlo molto semplice, si può anche bloccare o sbloccare la velocità massima a quanto vuoi, ovviamente non più della velocità massima che abbiamo appena visto. Sul display multifunzione abbiamo un bottone più, un bottone meno e un altro pulsante, come qualcuno vuole che io dica pulsante, ok? E questo pulsante è per accendere e spegnere la bicicletta. Per entrare nel menu segreto basta premere e tenere premuti il bottone o i pulsanti più e meno, e possiamo scorrere
con più e meno tra tutti i menu. E l'opzione per limitare la velocità è il P3, possiamo cambiarlo, per esempio metterlo a 25 km all'ora e la bicicletta avrà un limite di velocità massimo di 25 km all'ora. Adesso proviamo a bloccare la bicicletta a 25 km all'ora come da legge, quindi entro nel menu del display multifunzione, vado sulla funzione 3 e al posto di 60 km all'ora lo modifico, mettiamo 25 km all'ora, vediamo i livelli di assistenza come saranno. Questo è il livello di assistenza 1 e 23 km all'ora. Livello di assistenza 2, 24 km all'ora 25, livello di assistenza, insomma, cioè praticamente il livello di assistenza 1 è 25 km all'ora, tutto il resto cambia di un chilometro. Ecco, questa cosa qui non è il massimo, d'altra parte comunque diciamo che 25 km all'ora è molto basso per metterci vari livelli di assistenza. Per quanto riguarda la risposta del sensore alla pedalata assistita è ottima, ti faccio vedere, adesso sono nella salita, faccio la prima pedalata, neanche la metà pedalata e la bicicletta parte. Come hai visto prima però, quando ho messo la velocità massima, limitato la velocità a 25 km all'ora, praticamente andava quasi a 25 con il livello di assistenza 1, quindi ho scoperto che questo livello, diciamo questo, quando cambi i limiti la velocità, i livelli di assistenza lavorano sulla coppia. Infatti adesso siamo a 20 km all'ora con livello di assistenza 1, se metto su 2, 3, 4, 5 vedi che si sente anche il motore che spinge di più, si sente anche il rumore e la bicicletta va di più. Adesso sto pedalando a vuoto e la bicicletta va di più, quindi il sensore di pedalata lavora sulla coppia più che sulla velocità. Un'altra opzione molto utile è il P8, ovvero la password. Se metti una password all'interno non potrai accendere la bicicletta o il sistema elettrico della bicicletta senza mettere la password. Tutto quello che ti ho detto e tanto altro, sia sulla bicicletta, come arriva, come si monta, tutto è scritto nel manuale di istruzioni, compreso anche dettagliatamente tutto quello che riguarda il display multifunzione. Il manuale di istruzioni è davvero impressionante, non perché impressionante, ma impressionante il miglioramento rispetto ai manuali di istruzioni che arrivano con le altre biciclette, comprese quelle della Engui. Se premi il pulsante più sul display multifunzione, come vedi, ti segnala che accende la luce, in realtà non accende la luce ma abbassa solamente la luminosità del display multifunzione, ed è utile ovviamente di notte per evitare che la luminosità del display ti accechi. Ecco, per quanto riguarda il bottone o il pulsante meno, se lo premi e lo tieni premuto entri in modalità walk assist, dove la ruota gira e la bicicletta cammina da sola a 6 km all'ora. In questo momento lo vedi 9 km all'ora perché sta girando a vuoto, che è molto utile per passeggiare con la bicicletta in salita. Come vedi adesso in questo momento mi sta spingendo tanto, ma in salita ovviamente c'è il suo peso. Sul lato sinistro del manubrio abbiamo il clacson sotto e si trova sotto il sellino, e abbiamo il bottone di accensione e spegnimento della luce anteriore e posteriore. Per quanto riguarda i fanali anteriori, si accende una luce di posizione quando accendi la bicicletta, che non è legata al pulsante di accensione e spegnimento della luce, che accende tutto il resto quando la premi. Mi piace parecchio la luce posteriore, non solamente dal punto di vista di luminosità, ma anche il modello veramente spacca. E una volta che accendi sia i fanali anteriori che la luce di posizione posteriore, la luce posteriore funziona anche da stop quando premi la leva del freno. Per quanto riguarda l'impermeabilità, questa bicicletta non fa eccezione rispetto alle altre che abbiamo visto sul canale, quindi IP54-55, si può viaggiare tranquillamente sotto una leggera pioggia, non si può immergere, non si può lasciare sotto la pioggia. In realtà i motori brushless sono impermeabili di natura e possono essere immersi, ma il problema principale che potresti affrontare in caso di pioggia molto forte o lasciando la bicicletta sotto la pioggia
e il display multifunzione. Come al solito ti lascio link e coupon sconto nella descrizione del video. In questo momento c'è un'offerta speciale, che è l'offerta lancio su questa bicicletta, che viene consegnata a fine marzo, perché è ancora in preordine e dovrebbe arrivare nei magazzini europei, come ho detto, fine marzo. Se hai delle domande, lasciale giù nello spazio commenti. Nel frattempo ti saluto e ciao, alla prossima!